Dopo tre sconfitte consecutive con un solo punto all'attivo conquistato nelle ultime quattro gare, il Giugnanova inizia il 2020 con un pareggio che non può far fare salti di gioia e che conferma il momento difficile per la formazione del presidente Bartolini, che resta così invischiata in zona rischio. Alfadini giallorossi si presentano con la novità di Bifulco in porta, squalificato Barlafante in attacco, spazio al giovane Cesario. Si comincia al piccolo trotto e con tanto equilibrio e con le due squadre che si annullano affrontandosi nella zona di centrocampo. Al 29esimo, al primo vero affondo, la squadra di casa si porta in vantaggio con Federico Di Paolo che inventa e con Cesario che si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol del vantaggio e primo assoluto per l'ex attaccante della Baggica Lupo Vasto in Serie D. Esplode l'esultanza dei tifosi giuliesi per un gol importante che rompe l'equilibrio di una gara davvero molto molto difficile per i padroni di casa. E ci crede la squadra del tecnico Del Grosso, che al 34esimo si rende nuovamente pericolosa con Cipriani che prova a trovare il gol della domenica con la sfera che non inquadra però lo specchio della porta. La reazione dei marchigiani si fa attendere, ma al 37esimo Cucù, tutto solo davanti a Bifulco, si fa respingere il suo tiro dal prodigioso intervento dell'estremo locale. Il match ora è vivace con le due squadre che si allungano e con le emozioni che aumentano. Al 39esimo si rivede il Giugnanova con Federico Di Paolo che mira l'incrocio e con Gagliardini che è però reattivo andando a deviare il pallone in calcio d'angolo. Ultima azione del primo tempo, targata ancora Giugnanova con Torelli che in area bianca-azzurra controlla e tira mettendo di un soffio alto. Nella ripresa al nono subito pericolosi gli ospiti con il neoentrato Niane che in area vede il suo tiro deviato finire in calcio d'angolo. Gli ospiti però appaiono determinati, al secondo tentativo trovano al 19esimo il pareggio. C'è un tiro di Ruzier che viene respinto da Bifulco con Niane che è il più lesto di tutti con il tapin vincente che regala alla sua squadra il gol del pareggio. Doccia gelata per i padroni di casa che accusano il colpo, non riuscendo più a rendersi pericolosi anche a causa di un calo fisico. Cerca così di approfittarne invece la formazione biancazzurra, che al 35esimo una ghiotta occasione con Ruzier che con un tiro violentissimo sfiora il palo della porta giuliese dopo una bambola di Bifulco e compagni. Passano i minuti con i locali che soffrono, riuscendo però al 41esimo a rendersi nuovamente pericolosi con Cesario che ha una buona opportunità con la sua conclusione che però non inquadra lo specchio della porta marchigiana. 90 secondi dopo l'attaccante giuliese va a commettere fallo su Niane lanciato in contropiede, rimediando il rosso diretto e lasciando i suoi compagni in 10 in un finale di partita che non regala però altri sussulti, con i ragazzi del tecnico Del Grosso che escono dal campo al 95esimo tra i fischi dei propri tifosi, delusi dalla prova offerta dalla squadra. Giugnanova che dovrà invertire la rotta ad iniziare già dal derby di domenica prossima all'Aragona di Vasto. Giglio, un pareggio che non può far fare salti di gioia al Giugnanova, eravate comunque riusciti a sbloccare questo risultato, poi è arrivato nel secondo tempo il pareggio del Porto Sant'Elpidio che ha giocato meglio soprattutto nella ripresa. Sì, hai detto benissimo, insomma al primo tempo abbiamo fatto la nostra partita, siamo stati bene in campo, siamo andati meritatamente in vantaggio, abbiamo avuto anche qualche occasione per poter raddoppiare, al secondo tempo siamo proprio crollati, insomma ci hanno tenuto campo bene loro, hanno avuto più occasioni e non è così, assolutamente così, una squadra che vuole salvarsi non deve affrontare così i 90 minuti o i 95 minuti. E, insomma, abbiamo perso tutti i contrasti e questo ci dispiace perché insomma, da parte nostra c'è sempre il massimo impegno, cercare di far capire quale deve essere la mentalità giusta per salvarsi, oltre che passare attraverso il gioco, insomma, attraverso l'agonismo e la cattiveria che in queste partite fanno la differenza. Espulsione di Cesario nel finale fotografa un po' forse il momento del Giugnanova, anche un po' di nervosismo quando non arrivano i risultati e così. Beh, sì, ci dispiace perché insomma è un ragazzo secondo me importante che può fare bene, è il primo anno che fa questa categoria, però insomma ha fatto 70 metri di campo pur di recuperare palla, ma non c'è nulla da dire, anzi è quasi inciampato, quindi ci poteva anche non stare secondo me l'espulsione, anche se fallo poi a vederlo sembrava cattivo, ma non era sicuramente volontario. Classifica che resta deficitaria alla vigilia del derby domenica prossima, difficile all'Aragona con la Vastese. Classifica che oggi ci avrebbe permesso di stare meglio, però insomma siamo lì, ci dispiace tantissimo,
ci prendiamo comunque questo punto, visto insomma come erano andate le altre partite, sarà dura fino alla fine, ci sarà da lottare fino all'ultima giornata, ma questo lo sapevamo e è importante capirlo che sarà così fino all'ultima giornata. Prima di tutto sono soddisfatto dei ragazzi, sono soddisfatto della prestazione, perché venire qui a Giulianova e provare a giocare già secondo me è una cosa molto positiva. Sono soddisfatto dei ragazzi perché hanno reagito dopo l'1-0 del primo tempo. E poi il risultato, alla fine noi l'unico rammarico è che stiamo perdendo tantissimi punti, ma non oggi, anche in altre partite, è l'unico rammarico che ho. Però dei ragazzi, dell'attenzione, di come giochiamo, di come hanno voglia, non posso rimproverare niente. Sono contentissimo, stiamo sulla buona strada, l'unico problema è i punti, perché poi alla fine quello che conta sono i punti.